siamo dati Gesù e Maria, celebriamo oggi la sua carissima, splendida solennità dell'Ascensione, una festa molto importante e dai molteplici significati. Io vorrei pormi in continuità in questa seconda linea da ieri sera, dove per dirla in due parole spiegavo il senso dell'Ascensione in relazione a Gesù e alla sua presenza sulla terra. Gesù ascende in cielo per ricevere la perfetta glorificazione e non ci abbandona con questo suo atto da soli qui, ma continua, in adempimento della sua promessa, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, a rimanere presente in mezzo a noi, soprattutto in due forme: uno nell'Eucaristia e due attraverso la Chiesa, i sacramenti della Chiesa, dove misteriosamente ma realmente vive e dove è l'unico luogo in questo mondo in cui lo si può incontrare. Oggi però volevo dire un'altra cosa, perché l'Ascensione di Gesù produce degli effetti anche in noi, diretti. Alcuni sono diretti, altri dipendono dalla nostra comprensione di questo mistero e risposta ad esso. Vi spiego subito. Cosa è successo quando il Figlio di Dio si è fatto uomo? Dio è sceso sulla terra. Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ha vissuto in modo umano e come uomo ha compiuto la redenzione. Dio uomo. Perché è successo tutto questo? Perché come il Verbo è sceso sulla terra diventando uomo e poi è tornato in cielo, in questo suo gesto di tornare al cielo manifesta la nostra vocazione, cioè da uomini, da poveri uomini, a volte quasi come siamo, diventare divini. Non è uno scherzo questo, eh? Cioè come lui è diventato uomo per il nostro cuore, così quello che ha realizzato sulla terra, con la sua incarnazione, passione, morte, risurrezione e ascensione, non serve altro che a far diventare noi, poveri uomini, divini. Non è un gioco, non è una frase detta per esagerazione. Uomini celesti, pur vivendo, come qualche giorno fa, sapete che in Vaticano il Papa, scusate, l'Ascensione viene celebrata giovedì, e il Papa ha detto una cosa, ha fatto l'omelia: i cristiani hanno i piedi sulla terra, ma la testa nel cielo. Ecco, volevo proprio con voi approfondire questa espressione. Cosa significa? Allora, prendiamo per esempio la prima lettura. Gesù gli annuncia l'ascensione, quindi dice, gli dà le ultime istruzioni, no? Dice, adesso state buoni, fate la novena di Pentecoste con mia madre, quindi dice pregate fino a quando non siate rivestiti di potenza dall'alto, dopo partirete, quindi capite, domenica prossima lo vedremo, cioè l'ascensione segna proprio la staffetta. Gesù finisce il suo compito e comincia il compito degli apostoli. Tempo di pregare 9 giorni, arriva la Pentecoste e si manifesta la Chiesa. Questo lo vediamo domenica prossima. Ecco una domanda che non si deve fare: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai Israele, il regno di Israele? E cominciamo a parlare dell'essere uomini. Che domanda è questa, secondo voi? Risponde Gesù a questa domanda? Gli dà una brutta risposta. Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Domanda sbagliata. Che domanda è questa? È una domanda di curiosità, e di curiosità malsana di cose più grandi di noi. Il tempo in cui ricostruire, non occorre sapere questa cosa. Allora, voi sapete che la curiosità è una delle tantissime forme bassine dell'essere umano. Noi siamo curiosi, andiamo a curiosare. E a volte ci possiamo fare male, perché quando si curiosa nelle cose del cielo, voi sapete, almeno a Latina, da dove io vengo, e da dove sono vissuto, sono stato diversi anni, sapete che è molto diffuso, per esempio, in quanto riguarda il curiosare malsano, un duplice fenomeno, che è, conoscete chi sono i medium? Quelli che, come dire, forzano l'entrata in contatto con il regno dei morti? Lo sapete che sono queste cose, no? Avete mai sentito parlare di gente che si mette con il registratore e registra la voce dei morti? Lo sapete? A Latina succedono queste cose, eh? O comincia a fare la scrittura automatica dicendo, secondo loro, cose che vengono dette dal regno dei morti.
E questo che cos'è? In cosa è finito? Una persona ha un lutto, magari una persona carissima, magari perde addirittura un figlio, non si dà pace e anziché stare buono, accettare questa cosa nella fede e affidarsi alla divina volontà e fare l'unica cosa sensata che si deve fare in queste circostanze, cioè offrire suffragi, pregare e chiedere al Signore che ci dia la grazia e la forza di accettare questa prova, comincia a curiosare, a forzare. Voglio sapere se è vivo o no, voglio sapere se veramente esiste il paradiso, voglio sapere se veramente c'è una vita in un'altra parte. Sapete cosa dicono gli esperti, quelli che scrivono su queste cose, chi è che parla? Dalla voce del registratore, chi è che scrive? Non è il morto. Oggi è una bella festa, non ne parliamo, d'accordo? Lasciamoli perdere. Però è una forma di perseveranza. Quante altre volte noi uomini perdiamo tempo a curiosare, per esempio, negli affari degli altri? I social network, io sono amico, ma anche molto nemico dei social network, perché quando qualcuno mi sente parlare in maniera che dice, ma come parlare in maniera critica, tu che li usi? Sì. Io li uso in un certo modo, cioè oggi i social network sono come dire una pubblica finestra a volte malamente organizzata. Secondo voi mettere in piazza tutti gli affari propri, ma è una cosa fatta bene oppure uno lo fa senza neanche pensarci, perché noi facciamo altre cose perché non ci mettiamo a pensare, ma è una cosa fatta bene oppure no? Cioè un minimo di riservatezza, anche di rispetto verso noi stessi, no? Sarebbe doveroso. Ed è secondo voi una cosa buona, qui non lo so se intanto Facebook lo conosciamo più o meno tutti, andare a curiosare su tutti quanti i profili del prossimo a farsi gli affari degli altri, cioè, che fa questo, che fa, cioè con questo spirito, capite? È una cosa buona? Oppure stare sempre alla ricerca dell'ultimo scoop, delle cose, capite? L'impicciarsi degli affari altrui è una cosa buona secondo voi? È una cosa molto umana. Guarda, faccio un'altra domanda, è peccato secondo voi? Non rispondo, lo dico un'altra volta, però che è una cosa, sicuramente sono cose molto umane. Allora, questo è un esempio, no? Il senso di questo video vuole essere un esempio. Cosa dice San Paolo nella seconda lettura? Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo vi dia uno spirito di profonda sapienza e rivelazione, attenzione, per una più profonda conoscenza di voi, e possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamato, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti. Se volessi commentare questi sei versetti, dovremmo staccarci l'orologio dal polso, saltare il pranzo e passare la giornata in chiesa. Io dirò chiaramente due parole. Allora, il curiosare umano, come dire, è roba da terra. Ma noi, il Signore ci ha dato questa, la nostra intelligenza, e oggi lo contempliamo in questa festa, per che cosa? Per una più profonda conoscenza di Lui. Vi ricordate il catechismo di San Pio X? L'immortale catechismo di San Pio X? Io dico sempre, troppo frettolosamente messo nel dimenticatoio o in qualche archivio o in qualche sala di museo parrocchiale o diocesano. Sapete noi cosa siamo stati creati a fare? Perché siamo stati creati noi? Per conoscere, amare e servire Dio in questo mondo e per goderlo nell'altro. Punto e stop. Allora, voi capite cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo programmati, in un certo senso, perdonatemi il termine, siamo programmati in questo senso, cioè se tu non impieghi il tuo tempo nel cercare di conoscere un po' oggettivamente Dio, non quello che ti frulla per la testa a te di Lui, ma come Lui è, e noi lo possiamo conoscere perché ce l'ha rivelato, capite? E questo perché? Perché tu non puoi amare chi non conosci, se Dio non lo conosci, certamente non lo ami, e non puoi servire chi non ami, cioè se tu vuoi bene una persona, l'ho detto già altre volte, no? Quando uno veramente vuole bene una persona, ma fa qualunque cosa per lui, ma non gli pesa, capite? Anzi è un piacere poter fare qualcosa per lui se lo ama veramente, se lo fa contento. Allora voi capite, quando uno non serve il Signore, d'accordo? Quindi non osserva i comandamenti, significa che non lo ama, ma se non lo ama significa che non lo conosce. Ecco perché già tante volte ho detto, quando qualcuno mi dice io non vado a messa,
non è che io mi arrabbio o gli dico il ruolo, gli dico viene messa a calci in forza, ma non viene messa perché non ti rendi minimamente conto di quello che succede. Il problema è un problema di difetto di conoscenza. E qui però, capito, entra in causa la nostra libera responsabilità. Ecco, c'è un bel film, scusate se ogni tanto faccio queste citazioni, non so chi di voi l'ha visto, La saga del Signore degli Anelli, un bel fantasy, La compagnia degli Anelli, scritto da uno scrittore inglese del secolo scorso, Tolkien, che era un cattolico che si mise a fare questa cosa, insomma, che si era solo la fantasia sua, di inventarsi una saga impressionante che in qualche modo allude in maniera, diciamo così, neanche troppo sottointesa a tanti dei misteri della nostra fede. A un certo punto c'è un dialogo tra questo personaggio che rappresenta un po' la sapienza e il protagonista di questa impresa difficilissima che deve compiere per salvare un'umanità. E a un certo punto questo gli dice: però questa missione è troppo difficile, il peso è troppo grande. Dice: ma perché mi è capitata proprio a me? Questo è il senso della frase. E questo gli risponde: queste domande noi non siamo in grado di poter rispondere, noi non siamo in grado di capire perché Tizio c'ha questa missione e un altro non c'è. Io mi ho sempre chiesto: ma come mai sono diventato prete io e non è diventato prete mio fratello, che è molto più buono di me, molto più paziente, molto più visto, cioè, è veramente un santo uomo, non lo so, però il Signore ha chiamato me. Non c'è la risposta a questa domanda, queste domande non possiamo rispondere, però mi dice: c'è una cosa che noi possiamo fare, possiamo decidere cosa fare nel tempo che abbiamo a disposizione. Questo sì, e questa è una cosa molto importante. È chiaro che se io passo tempo a sfogliare i giornali, come si chiamano quelli che fanno gossip, e diciamo gli affari degli altri, davanti alla televisione, a vedere uno sul talk show, vedere un'operazione, eccetera, la giornata c'ha 24 ore. Finisci, poi devo lavorare, si spera, ecco, un pochetto devo dormire, devo mangiare non troppo spesso, però qualche cosa devo mangiare e la giornata è finita. Non abbiamo la vita eterna qui, abbiamo i limiti del tempo. Allora, che ce faccio con il tempo? Lo impiego in piccole cose umane o quantomeno una parte, cerco di ritagliarmela per l'unica cosa importante, cioè che crescere un po' nella conoscenza di Dio. Attenzione, se questo noi non lo facciamo, noi falliamo il motivo per cui siamo stati creati. Perché? Se non conosciamo Dio, ripeto, non lo amiamo. Se non amiamo Dio, non lo serviamo. Ma se non lo serviamo, non lo godiamo dall'altra parte, eh? Perché in paradiso ci vanno i servi del Signore. Lo sappiamo dal Vangelo, no? Voi sapete che quando la Chiesa apre un processo di canonizzazione, sapete che ci stanno dei gradini, no? Quando il vescovo dice: sì, questa persona mi sembra santa, chiediamo alla Santa Sede che si apra il processo, si apre la frase diocesana e quello diventa servo di Dio. Il titolo di servo di Dio, appunto, no? È uno che ha servito il Signore. Poi, quando vengono riconosciute le virtù eroiche, diventa venerabile. Poi, quando viene riconosciuto il primo miracolo, diventa beato. E quando viene riconosciuto il secondo, diventa santo. Questo è il processo. Ma la prima cosa è il servo di Dio. Quindi, in paradiso ci vanno quelli che hanno servito Dio. Quelli che hanno servito Dio lo servono perché lo amano, e quello che lo amano lo amano perché lo conoscono. Allora, capite? Cosa vuol dire vivere in maniera sana? Se noi conosciamo il Signore, avremo la possibilità di vivere una vita non più meramente umana, ma una vita divina. San Paolo, in un'altra parte delle sue lettere, concludo, dice: dopo che io ho conosciuto veramente Gesù Cristo, ma tutte le cose piccole di questo mondo, io le ho lasciate perdere, non mi interessano. Ho altro a cui pensare, dice addirittura, le considero come spazzatura, capite? Non mi serve. Ecco, è tutto però un problema di come noi orientiamo le nostre libere scelte, cioè di cosa scegliamo di fare con il nostro tempo. Quindi noi oggi vediamo che Gesù, asceso al cielo, porta la nostra natura umana dentro la Santissima Trinità, cioè noi in Lui siamo già in Dio, ma in questa vita io mi sento di vivere in Dio, di avere una conoscenza adeguata, di comprendere l'importanza dei sacramenti, della vita di grazia e tutte le altre cose? Forse no? Beh, lo
toccherà a me decidere se continuare ad andare avanti come sempre sono andato, oppure se decidere magari di dare una svolta positiva della nostra esistenza. Fratelli, io l'ho vissuto questo nella mia vita, ve l'ho detto il primo giorno che sono venuto qui, capire, è il motivo per cui sono diventato prete. Io lo so che c'è un abisso di differenza tra vivere una vita con Gesù o senza Gesù. Ecco, spero che lo Spirito Santo, dice San Paolo, possa davvero illuminare gli occhi della mente di tutti per farci comprendere che tesoro che abbiamo e che ci ha lasciato Gesù e muoverci, perché appena tu gli vai incontro, appena tu ti muovi verso di lui e dici fammi ti conoscere un pochino di più, Gesù sta già lì, già pronto, subito, immediatamente, perché immediatamente si fa conoscere da chi lo cerca, perché per questo è venuto nel mondo, ha sofferto per lui, ci ha redenti, è morto e risorto e è salito al cielo, perché potessimo sempre essere in comunione con lui. Ci aiuti Maria Santissima, che sola è in grado di apprezzare la grandezza di Gesù e di quello che ci porta, a comprendere a quale speranza siamo stati chiamati. Siamo dati Gesù e Maria.